satiated. Jesus is the net to be closed. Le telecamere di TVA sbarcano a Roma e fanno tappa a Piazza San Pietro per raccontare dei giorni straordinari. Sono i giorni in cui viene esposta in Piazza San Pietro, qui nel cuore della cristianità, l'icona della Madonna dell'Elemosina di Biancavilla, un evento storico, un evento straordinario per la prima volta nella storia della comunità. E al seguito della Madonna oltre 600 pellegrini, l'arcivescovo di Catania, alcuni sacerdoti, tanti fedeli. Cercheremo di raccontare un po' tutto questo e lo faremo attraverso appunto gli obiettivi delle nostre telecamere, grazie alla possibilità offerta dall'editore e da tutto lo staff di Televideo Adrano. Occhi puntati su Roma per il più grande evento del Giubileo della Misericordia, la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, la più grande santa della carità del nostro tempo, la matita di Dio che ha scritto pagine e storie di grande umanità a difesa della vita, nella scelta degli ultimi, a servizio dei più poveri tra i poveri, dando speranza, conforto, fiducia. Per lei sono accorsi da ogni parte del mondo, nel desiderio di assistere alla sua glorificazione sugli altari. In questo contesto tanto straordinario per la Chiesa Universale, c'era anche un po' di Sicilia, per la presenza a Roma dell'icona bizantina della Vergine dell'Elemosina di Biancavilla, che giovedì 1 settembre ha lasciato la basilica che la custodisce da secoli e, varcando per la prima volta lo stretto di Messina, è approdata a Roma nel cuore della cattolicità. Sono stati giorni ricchi di grandi emozioni, intensi e carichi di eventi che hanno oltrepassato ogni aspettativa possibile. Un evento mondiale, un evento che riguarda in modo particolare anche la comunità ecclesiale di Biancavilla e l'arcidiocesi di Catania, perché nell'ambito di queste giornate sarà presente, e già qui in Vaticano, l'icona amatissima della Vergine dell'Elemosina, che sarà esposta in Piazza San Pietro sabato mattina per l'udienza giubilare del Santo Padre Francesco, e sarà esposta ancora più solennemente domenica 4 settembre nel corso della celebrazione per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Ci hanno appena comunicato, l'emozione è molto grande, che i libretti della celebrazione sono stati realizzati proprio con l'immagine della Madonna dell'Elemosina di Biancavilla, e appunto nell'ultima pagina è indicata proprio la provenienza dell'icona dalla città di Biancavilla, con una didascalia esplicativa molto interessante. Questo ci dice anche del respiro internazionale che avrà questo evento. Hello, madre. Grazie a voi. È stata una bella esperienza, è una grande emozione, veramente. Questa icona viene dall'Albania, quindi ha la stessa origine di Madre Teresa. È la Madonna delle Lemose, Sicilia, Biancavilla, Catania. Nella serata di venerdì 2 settembre, presso la Basilica di San Giovanni Laterano, si è svolta una grande veglia di preghiera, presieduta dal Cardinale Agostino Vallini, vicario per il Papa per la città di Roma. Presente tutta la numerosa famiglia di Madre Teresa, con delegazioni da tutto il mondo. È uno dei giorni più significativi per la comunità ecclesiale di Biancavilla, che vede esposta in Piazza San Pietro l'icona veneratissima della Madonna dell'Elemosina. Quest'icona così antica, così preziosa, così bella, così espressiva dell'amore di Dio, così pertinente appunto con il tema del Giubileo della Misericordia che si sta celebrando in quest'anno santo in tutta la Chiesa Cattolica. E da pochissimi minuti l'icona è stata affissa qui in Piazza San Pietro, è stata esposta pubblicamente alla venerazione delle migliaia di persone che stanno arrivando da tutte le parti
del mondo. L'emozione è grande, come potete immaginare, e abbiamo anche potuto incontrare Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, colui che sta coordinando il Giubileo della Misericordia, che ci ha raccontato le sue emozioni dal vivo, appunto, e che vi proponiamo. Eccellenza, giorni importanti per la Chiesa Universale tutta, e la comunità di Biancavilla si stringe in questa piazza insieme con tutta la Chiesa, con la sua icona della Vergine della Misericordia, dell'Elemosina. Una gratitudine di tutta la comunità nei suoi confronti, nei confronti del Papa che ha scelto questa icona per questa occasione, con i suoi sentimenti e il suo pensiero. Ma innanzitutto un ringraziamento molto forte all'Arcivescovo e poi alla comunità di Biancavilla per essersi privata, anche se per pochi giorni, di una immagine così preziosa per la pietà popolare. E siamo contenti di aver esaudito il desiderio della comunità e di avere qui con noi questa icona venerata, ma soprattutto perché indica il senso più profondo che è raccolto nelle giornate che stiamo vivendo. La Vergine della Misericordia, la Vergine dell'Elemosina, ci dice in quanti modi i cristiani possono vivere concretamente l'anno giubilare della misericordia, e lo possono fare ponendolo all'ombra della protezione della Vergine Maria. Maria ci dice che è stata madre della misericordia e continua ad esserlo, ma ci indica anche la strada di come possiamo realizzare questa dimensione, cioè attraverso tutte quelle forme, nelle nuove povertà che vive l'uomo di oggi, scoprire sempre di più i volti della misericordia che sono infiniti. Come ci insegna Papa Francesco, non terminano nelle espressioni che indicano la misericordia, ma si moltiplicano davanti ai vari volti di povertà. Saranno indimenticabili queste immagini, che mostrano l'omaggio di Papa Francesco alla Madonna dell'Elemosina. Prima della catechesi, infatti, il Santo Padre ha offerto una rosa bianca alla Madonna. È stato il momento in cui i suoi occhi si sono posati su quelli della Vergine. L'amore di Dio non verrà mai meno nella nostra vita e nella storia del mondo. È un amore che rimane sempre giovane, attivo, dinamico e attrae a sé in maniera incomparabile. È un amore fedele che non tradisce, nonostante le nostre contraddizioni. È un amore fecondo che genera e va oltre ogni nostra pigrizia. Di questo amore noi tutti siamo testimoni. L'amore di Dio infatti ci viene incontro. È come un fiume in piena che ci travolge senza però sopprimerci. Anzi, al contrario, è condizione di vita. Se non o l'amore non sono nulla, dice San Paolo. Un evento veramente storico, eccezionale, grandioso, non penso che si ripeta, almeno in tempi brevi, quello della presenza straordinaria dell'icona della Madonna dell'Elemosina di Biancavilla qui in Vaticano. E sapere che qui è stata qui per volere del Papa Francesco ci riempie veramente di gioia. Una grande, grandissima partecipazione di fedeli ha accolto l'immagine esposta qui in Piazza San Pietro.
600 circa i pellegrini provenienti da Biancavilla, guidati dall'arcivescovo, dai sacerdoti, dai membri dell'Associazione della Madonna dell'Elemosina e da tutti gli altri fedeli. E il Papa ci ha esortati a vivere in pienezza il nostro battesimo, il nostro essere cristiani, sull'esempio di Madre Teresa, una santa, una mistica, una donna dei nostri giorni che anche sull'esempio della Madonna, e in particolare perché da noi è venerata col titolo di Madre della Carità, dell'Elemosina e della Misericordia, ci invita all'unione, alla conversione, allo stare bene insieme, venendo incontro ai bisogni dei fratelli, avendo e usando misericordia così come l'ha usata per noi il Padre Celeste, che poi è questo il motto del Giubileo straordinario della misericordia che stiamo vivendo in quest'anno giubilare del 2016. Si è appena conclusa l'udienza giubilare del Santo Padre, siamo qui con le telecamere di TVA in veramente versione esclusiva, vedete alle nostre spalle la sedia dove Papa Francesco poco fa ha tenuto la sua udienza e gli addetti la stanno ricoprendo per portarla via. Alle mie spalle vedete anche il sito dove è stata collocata l'icona della Madonna dell'Elemosina in questa giornata con i fiori. Questa è la rosa che Papa Francesco ha donato all'inizio di questa udienza giubilare, suo omaggio personale alla Madonna dell'Elemosina. Una piccola delegazione dei biancavillesi ha anche incontrato il Papa alla fine dell'udienza, donandogli una riproduzione dell'icona e donandogli anche uno scapolare dei devoti della Madonna dell'Elemosina che il Papa ha indossato con apprezzamento. Nella serata di sabato la Madonna dell'Elemosina è stata recata tra le strade del centro storico di Roma, accompagnata da tanti fedeli giunti dalla Sicilia per l'occasione. Tra gli di turisti e passanti nelle adiacenze di Fontana di Trevi, i biancavillesi hanno segnato il passo cantando e inneggiando alla Vergine, con l'orgoglio di mostrare la propria ricchezza culturale e religiosa. Siamo venuti qua proprio per la Madonna, perché siamo stati presi da questa occasione che ci sta dando la nostra parrocchia e ovviamente anche il Pontefice Papa Francesco, che ci sta dando questo onore di far presenziare l'icona della Madonna in Piazza San Pietro. E qual è stata l'emozione nel vedere la Madonna esposta? Grandissima. Siamo arrivati e abbiamo visto l'icona già piazzata al luogo dove domani sarà appunto messa. E cosa avete pensato? Cosa? No, è stata un'emozione grande, perché è stata una cosa, proprio una grande sorpresa. Che cos'è che ti è piaciuto in particolare? Che ho visto la Madonna vicino al Papa. Come sta andando il vostro pellegrinaggio? Allora, sta andando benissimo, siamo venute ieri mattina con l'aereo delle 6:30, i ragazzi avevano tantissimo sonno, siamo il gruppo delle ragazze della Chiesa Madre e niente, è stato molto emozionante vivere questo momento, perché vuol dire che la Madonna dell'Elemosina, come ha voluto che Biancavilla nascesse, ha voluto che Biancavilla fosse in trasferta a Roma per lei e Papa Francesco fa muovere grande folle, anche perché la Madonna ci attira. Biancavilla è innamorata, e anche i giovani, non è soltanto qualcosa di grande, i giovani soprattutto tengono molto alla Madonna. E ieri abbiamo fatto anche il passaggio della Porta Santa e quando siamo andati in San Pietro abbiamo cantato tutti insieme l'inno alla Madonna dell'Elemosina, almeno anche i turisti di tutto il mondo che erano là lo hanno conosciuto. È stata la prima volta che siamo venuti qui come gruppo e quindi è stata una cosa, diciamo, abbastanza tipo emozionante. E da dove arrivi tu? Da Mineo. E anche tu collegato a questo gruppo di pellegrini siciliani, non soltanto biancavillesi, qui per la canonizzazione di Madre Teresa con la Madonna dell'Elemosina, come mai? Sto volendo fare questa esperienza grazie agli amici di Biancavilla, grazie anche al parroco, perché è anche conterraneo del mio paese, proprio di Mineo,
e quindi per me la figura della Madonna è fondamentale. Io provengo proprio dalla parrocchia proprio di Santa Maria Maggiore in Mineo. Poi la figura di Madre Teresa mi ha sempre affascinato da piccolo e oggi c'è questa possibilità e mi vivo questa esperienza proprio nella fede, sia nella Madonna che anche in Madre Teresa di Calcutta. Pippo Sapienza in rappresentanza dell'amministrazione comunale qui a Roma con il gruppo numeroso dei pellegrini biancavillesi. Quali sentimenti? Sono onorato di rappresentare la cittadinanza di Biancavilla appunto come vice sindaco, ma io già mi ero programmato assieme alla mia famiglia, difatti mia figlia è venuta dalla Svizzera e ci siamo ricongiunti qua, mi ero programmato come famiglia Sapienza a partecipare a questo evento unico, veramente l'evento unico, la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. È chiaro che è un evento eccezionale, il nostro piccolo evento che ci inorgoglisce enormemente, quello di avere la nostra icona qua ad onorare appunto la festa di Madre Teresa di Calcutta. Un momento molto particolare, stasera lei ha accolto questo numeroso gruppo di pellegrini che sono arrivati dalla Sicilia con l'icona della Madonna dell'Elemosina in questa basilica dedicata ai 12 apostoli, ma che ha un culto speciale alla Madonna Immacolata. Sì, beh, in nostra tradizione francescana il culto all'Immacolata Concezione. Innanzitutto sono molto felice della vostra presenza, è stata una cosa molto bella di cui vi ringrazio tanto. Nella nostra basilica dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, di cui appunto abbiamo qui i corpi, custodiamo questo luogo da 500 anni e custodiamo qui anche questa bellissima icona alle mie spalle, che è la più antica immagine dell'Immacolata Concezione. Il culto all'Immacolata Concezione è tipico di noi frati francescani. Dovete pensare che da questo convento, da questa basilica, sono usciti 4 papi. Il primo Sisto IV, Giulio II, Sisto V e Clemente XIV. Papa Sisto IV è stato quello che nel 1477 ha pubblicato l'ufficio della Vergine Immacolata per la Chiesa di Roma. Poi sarà pubblicato per la Chiesa Universale solo nel 1700 e poi nel 1854 la proclamazione del dogma. Ma l'iconografia è particolare perché indica la Madonna con il bambino, Maria Immacolata perché deve diventare madre del Signore. Siamo più abituati a vedere l'Immacolata da sola, con la luna sotto i piedi, a corona di 12 stelle, ma nell'antica iconografia. E poi un riferimento al battesimo molto forte. Se vedete, in particolare, lei ha sul petto una croce. È l'unzione dei catecumeni. Nel rito del battesimo al catecumeno viene fatta questa unzione pregando perché il bambino, la bambina, venga liberato dal peccato originale per essere tempio dello Spirito Santo. E quindi un riferimento chiarissimo al battesimo. E quindi come Maria anche noi siamo liberati per grazia, come lei per grazia, noi praticamente dopo che siamo nati, nel momento del suo concepimento. Sotto c'è una scritta, purtroppo la cornice non permette molto di vedere, concepta absque ulla labet, concepita senza macchia di peccato. È stata fatta dipingere dal cardinale Bessarione per la sua cappella, un cardinale greco che era titolare di questa basilica, e dal suo grande amico Fra Francesco della Rovere, che poi diventerà Sisto IV. Quindi sono contento che siete venuti nella parrocchia di Michelangelo. Michelangelo, 50 anni, abitava qui a 100 metri, qui sono stati fatti i suoi funerali. È un luogo ricco di storia, ricco di personaggi anche, ma soprattutto ricco di grande devozione a Maria e agli Apostoli. È cominciata presto la giornata di domenica 4 settembre per i pellegrini biancavillesi. Svegli sin dalle prime ore del mattino, per poter accedere in piazza San Pietro, i fedeli hanno preso posto nell'abbraccio del colonnato del Bernini, affrontando eroicamente un sole bruciante, ma rincuorati nel ritrovare tra migliaia di volti lo sguardo tenero della Vergine dell'Elemosina che brillava sul sagrato. È l'alba, l'inizio di un giorno molto importante per i biancavillesi. Il tesoro più prezioso della nostra comunità è esposto sul sagrato della Basilica Vaticana. Vedete alle mie spalle l'icona della Madonna dell'Elemosina che campeggia su tutto il sagrato e sulla piazza di San Pietro. Una piazza gremitissima, pronta per la cerimonia di canonizzazione di Madre Teresa. Come vedete, la piazza è piena in ogni angolo
in ogni angolo ed è stato anche abbastanza difficile trovare collocazione per i tantissimi biancavillesi che sono arrivati qui a Roma. Dicevamo, sono circa 600 i biancavillesi che stanno seguendo, che stanno accompagnando fisicamente il pellegrinaggio dell'icona della Madonna dell'Elemosina in piazza San Pietro in questa data storica in cui verrà canonizzata Madre Teresa. Madre Teresa è una santa del nostro tempo, la più grande santa della carità, come è stata definita appunto in questi giorni. Ad honorem sante et individuo et trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, autor et vitae christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Paoli, ac nostra natura deliberazione preabita e divina opes sepius implorata, ad deplorimorum fratrum nostrum consilio, beatam Theresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, statuentes ean in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recole debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Da oggi Madre Teresa brilla radiosa nel cielo. Ecco il miracolo della carità che fa grandi i piccoli. Dio esalta gli umili, proprio come canta la Madonna nel Magnificat. Se mai diventerò una santa, diceva Madre Teresa, sarò certamente una santa del nascondimento. Mi assenterò in continuazione dal paradiso per recarmi sulla terra ad accendere la luce di quelli che si trovano nell'oscurità. Studio, la progettazione e la realizzazione del reliquiario di Madre Teresa. Tutto il reliquiario è studiato su una giaculatoria che lei ripeteva in continuazione, che è Jesus in my heart, I believe in you, tender love for me, I love you. Quindi questo Gesù di Madre Teresa, Gesù nel mio cuore. Il lato posteriore del reliquiario è un unico pezzo di legno, è il cedro del Libano che arriva da Beirut, che mi ha mandato padre Polazzi, rettore del santuario di San Charbel, ispirandomi proprio a Ezechiele che nel Vecchio Testamento parla del cedro del Libano come del Messia che verrà, sotto di lui tutte le popolazioni dimoreranno. Quindi il primo amore di Madre Teresa è stato proprio il cuore di Gesù che ha così tanto amato, quindi questo Gesù nel cedro del Libano che l'ha servito e l'ha visto nei più poveri dei poveri. Infatti la parte del reliquiario che noi vediamo è fatta da tanti pezzi di legno, prendendo spunto da una preghiera che la madre diceva: chi è Gesù per me? Per me Gesù è la prostituta da avvicinarmi e da farmi amica, è il rifugiato da accogliere, il lebbroso a cui pulire le sue ferite. Io sono andato in ogni realtà di cui lei parla e mi sono fatto regalare un pezzo del legno che è stato appondato con questi poveri, tipo la doga del letto di una prostituta, un pezzo di barca di Lampedusa, lo sgabello dei sordomuti, una gamba di legno che arriva dal lebrosario di Titagar. La parte centrale del legno è il portone di Mother House, i piedi del letto di un carcerato di Sollicciano, un pezzo di legno che arriva dalla comunità Cenacolo, tossicodipendenti, alcolizzati, delle nuove dipendenze, un pezzo del confessionale e poi tutta questa croce, questo Gesù che lei ha tanto amato, raffigurato in questo cuore,
Una parte raffigura I believing you tenderlo for me, quindi la madre di profilo che si coccola della tenerezza di Dio, e la parte bianca con su scritto I thirst, nella calligrafia originale di Madre Teresa, che è Gesù che grida a lei ho sete, lei ascolta, la parte di sotto è la parte scura, quindi lei scende nei bassi fondi di Calcutta, e la parte blu, you did it to me, è il Vangelo che abbiamo letto oggi, il Vangelo delle cinque dita, lo avete fatto a me, quindi il mezzo lo avete fatto a me, e il fine è dissetare questa infinita sete di anime, Gesù sulla croce. L'unica parte in oro, questo reliquiario, a me la provinciale, la prima volta che mi presentai, lui mi disse a me, povero e sobrio, quindi ho usato materiali poverissimi, usando pezzi che mi hanno donato i diversi poveri, e l'unica parte in oro è la scritta I thirst, è il contorno attorno alla lastrina, attorno alla croce, I thirst non perché l'ha scritta la madre, ma perché è parola di Dio, e la parte laterale perché Gesù è re per Madre Teresa, è la capsa dove è contenuto il tampone del sangue di Madre Teresa, è la mano di Madre Teresa con all'interno questa goccia, che regge questa goccia, ossia l'emblema della sua santità. Madre Teresa ha risposto alla chiamata di Gesù, ho sete, vieni sì la mia luce, e lei per tutta la vita l'ha dissetato, ha dissetato questa infinita sete di anime, Gesù sulla croce. A Dio è gradita ogni opera di misericordia, perché nel fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che nessuno può vedere, e ogni volta che ci chiniamo sulla necessità dei fratelli, noi abbiamo dato da mangiare e da bere Gesù, abbiamo vestito, sostenuto e visitato il Figlio di Dio. Insomma, abbiamo toccato la carne di Cristo. Vengo da Calcutta. Ho incontrato Madre Teresa da bambina, quando avevo 9 anni. Mia mamma spesso lavorava con lei e sono cresciuta a casa di Madre Teresa. Ho iniziato a dipingere e da 50 anni faccio ritratti di Madre Teresa. Lei è la mia santa. Quali sono i suoi ricordi di Madre Teresa? Per oltre 50 anni siamo stati insieme. Abbiamo vissuto insieme, camminato e parlato insieme. I miei ricordi sono centinaia e centinaia e non potrei raccontarli tutti, ma in ogni momento della mia vita lei è stata presente. Lei è stata la mia guida umana e spirituale, la mia musa ispiratrice. È stato tutto per me, è stata mia madre e io sua figlia. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto, prezioso. Lei è la mia santa. Lei è cattolica? Non sono cattolica, ma indù. Che rapporto c'è tra gli indù e Madre Teresa? Per Madre Teresa non esistevano confini di religione. Mi ha amato come una figlia, così come sono, senza chiedermi di diventare cristiana. Ma abbiamo vissuto un rapporto come di madre e figlia. Non è stato necessario cambiare religione. Lei amava tutti. Mi ha amato come madre e io l'ho amata come figlia.
si è appena conclusa una cerimonia di canonizzazione solennissima, una celebrazione con oltre 100.000 persone in piazza San Pietro e con la Madonna dell'Elemosina di Biancavilla qui sul Sagrato. Un momento storico per tutti noi e queste sono le scene, diciamo, post celebrazione in cui viene smontato l'altare e adesso portiamo via anche l'icona. Al termine della lunga mattinata, un consistente gruppo di pellegrini biancavillesi si è ritrovato a pranzo insieme, in un tipico ristorante romano, per far festa e suggellare in modo conviviale un momento tanto significativo. Presente anche l'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. Abbiamo la gioia di aver visto, di aver contemplato proprio l'icona a noi tanta cara della Madonna dell'Elemosina, accanto all'altare per la celebrazione eucaristica. Ieri è stata anche presente in occasione della catechesi del Papa. È bello che la nostra terra di Sicilia, la nostra comunità di Biancavilla abbia potuto, ecco, essere così presente oggi in questo giorno tanto importante. È una gioia, anche un privilegio certamente, gioia e privilegio che devono significare per tutti noi un rinnovato impegno di onorare veramente la Madonna. Onorare sappiamo che significa soprattutto imitare e quindi imitare la Madonna nel suo amore a Gesù, nell'ascolto della parola di Dio, imitare la Madonna, ecco, nel mettersi a servizio degli altri come fece lei con Elisabetta. E vogliamo anche fare in modo che ci sia questo particolare legame tra Santa Teresa di Calcutta e la comunità di Biancavilla. Vogliamo ispirarci anche a lei per vivere le opere di misericordia, per celebrare con frutto quindi il Giubileo e conseguire quello che è il risultato, la meta della celebrazione giubilare, diventare sempre più misericordiosi, sempre più buoni, come il Signore è con noi. Viva la Madonna dell'Elemosina.
E si è appena concluso il pellegrinaggio dei pellegrini, dei fedeli biancavillesi che nel pomeriggio di domenica 4 settembre hanno attraversato la Porta Santa della Basilica Vaticana come nelle prassi dei giubilei dal 1250 ad oggi. Ogni volta che viene indetto un giubileo, una delle sue caratteristiche è proprio il passaggio attraverso la Porta Santa. La Porta Santa che raffigura Cristo, Cristo è la porta, lo aveva detto proprio, c'è un brano del Vangelo in cui Gesù dice io sono la porta. Ecco, proprio in riferimento a questo i pellegrini attraversano la porta per dire del loro desiderio di entrare nel mistero dell'amore di Dio. Un buon numero di pellegrini biancavillesi con al seguito una riproduzione della icona della Madonna dell'Elemosina ha fatto quindi il suo pellegrinaggio da Castel Sant'Angelo fin al Sagrato della Basilica, intercalato da tappe e momenti di preghiera, quindi i pellegrini hanno fatto il loro ingresso all'interno della Basilica Vaticana, dove hanno rinnovato la loro fede e hanno pregato secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per l'acquisto dell'indulgenza. E quindi un ulteriore momento di questo pellegrinaggio comunitario della città di Biancavilla alla sequela della Madonna dell'Elemosina qui da San Pietro. Vito, è stato bello questo momento a Roma, ti sei divertito in questi giorni, che cosa ti è piaciuto? Tutto, però in particolare la chiesa di San Pietro. Com'era? Bellissima. Era la prima volta che venivi a Roma? Sì. E che emozione hai avuto quando hai visto la Madonna dell'Elemosina in piazza? Fortissima. È stata una bella manifestazione di fede e anche, diciamo, di valori patriottici, valori locali che è bene che siano ribaditi e riportati in vista in maniera tale che possano incidere maggiormente sia sulle persone come anche su coloro che osservano dall'esterno. La Sicilia è in grado di esprimere bellezza e un messaggio da comunicare un po' a tutto il mondo? Un messaggio di bellezza e di fede, conciliando le esigenze della bellezza con quelle della fede in maniera tale che possa esserci una vita cristiana più autentica e più valida. E credo come tutti è un'esperienza fantastica, magnifica, e innanzitutto perché abbiamo visto la santificazione di Madre Teresa di Calcutta, che credo che è venerata veramente da tutto il mondo. Poi la seconda cosa è che per noi è ancora più sentita e vedere l'icona della Madonna dell'Elemosina, la nostra protettrice di Biancavilla, che dire, Papa Francesco che dona il fiore alla Madonna dell'Elemosina, un gesto bellissimo, e poi vederla lì esposta in Piazza San Pietro insieme a tutta la Chiesa, c'è un'esperienza veramente emozionante. Dottor Marcellino, lei qui da Milano ha sentito l'esigenza in qualche modo di essere presente a questo momento, perché? E perché la Madonna chiama, poi la nostra Madonna che ha una tradizione così bella, così particolare, e vedere Madre Teresa, santa, albanese, con la nostra Madonna lì è qualcosa che chiama proprio il popolo biancavillese. Questa è una dimostrazione del fatto che la Madonna, pur noi essendo distanti ormai da Biancavilla, io abito a Milano da tanti anni, ci chiama, e ci chiama a che cosa? La misericordia, verso gli altri, tutti i nostri fratelli, e la misericordia in famiglia, e quindi anche per non solo un dovere, ma è proprio una chiamata dall'alto, che è quella che è stata. Cavalier Tattaresu, da Paternò a Roma, in quale occasione, ce lo dica? Come volontariato a nome del 12° vicariato di Paternò. Siamo venuti qua per... Quanti siete? Siamo sei. Siamo sei del gruppo, abbiamo fatto una bella esperienza, stamattina è stata meravigliosa perché abbiamo visto anche l'immagine della Madonna di Biancavilla, la Madonna dell'Elemosina, ci ha fatto tanto piacere perché ovviamente essendo siciliani nella zona... Ci appartiene un po'. E come, ci appartiene anche questo. Professore Benino, anche lei qui in pellegrinaggio con i tanti biancavillesi che sono arrivati a Roma al seguito della Madonna dell'Elemosina, impressioni a caldo? È una grande emozione, bellissima, bellissima iniziativa, una cosa che non dimenticherò mai, penso, spero di trasmetterla a tutte le persone vicine a me, perché una cosa del genere si ripete pochissime volte nella vita, e questa penso che sia una cosa indelebile, una cosa che si
porterò dentro di me e che non dimenticherò mai sicuramente. Qual è stato il momento più significativo o più toccante? Ma tutti questi giorni sono stati significativi, perché l'ho vissuta da giovedì sera, da quando sono qui a Roma, ma già da premettere che l'iniziativa, mio fratello, mia cognata mi hanno parlato spesso di questa iniziativa e l'ho voluta vivere. Già da giovedì si sentiva quest'aria, questa atmosfera bellissima, e poi vedere tante persone di Biancavilla come testimoni di un'iniziativa del genere. C'è un minimo di orgoglio, c'è, credetemi, io mi sono sentito bene in questi giorni. Il momento più bello, credetemi, forse è quando ho visto il Papa mettere il fiore accanto alla nostra Madonnina, credetemi, è stata bellissima, un'emozione, un'emozione fortissima, credetemi. Bella, bella, bella per davvero. Ma credo che dovremmo trasmetterla a tutti questa. E qualche altra iniziativa, anche non necessariamente legata a questo, penso che la comunità di Biancavilla è in grado di poterla effettuare con ottimo successo. Del resto anche l'anno scorso l'ho fatta, quando uno di Biancavilla, scrivendo una poesia dedicata a Papa Francesco, l'abbiamo consegnata a lui, l'associazione San Pasquale di Biancavilla. Anche quella è stata una bella iniziativa, quindi è già da 2 anni che vuol dire che comincia una buona tradizione, e questo non fa male. Ma anche ieri sera partecipare alla processione, vedere quella chiesa bellissima che non avevo visto, io ho visto tante cose a Roma, ma quella era la prima volta che la vedevo, e sinceramente è stato un momento toccante anche quello. Un po' faticoso, però bello. Qual è stato il momento più emozionante dal suo punto di vista? Più emozionante quando in lontananza abbiamo visto la nostra Madonna, quindi insomma molto emozionante. È stata più la fatica, è stata più la soddisfazione? Ma penso che la gioia ha superato la stanchezza, anche se noi non eravamo per niente stanchi. Una giornata straordinaria, una giornata fuori dal normale, non è tutti i giorni una giornata di questa. Quindi sono felicissimo per me, sono felicissimo perché abbiamo portato la Madonna di Biancavilla rappresentandola qua a Roma con tutti i biancavillesi. È stata una giornata meravigliosa, ma meravigliosa, bellissima, non posso dire più niente. Lei conosceva la figura di Madre Teresa o è stata l'occasione anche per approfondire? La conoscevo, ci mancherebbe, la conoscevo, però nell'occasione giustamente è stata un'altra cosa ancora in più per capire, per vedere ancora meglio. Anche questo è stato un evento meraviglioso, bellissimo. Il pellegrinaggio non nasce qui a Roma, ma è stato preparato prima dell'arrivo qui a Roma. Noi siamo i giovani del santuario, della Basilica Santuario di Biancavilla, e come appunto padroni di casa, tra virgolette, abbiamo un po' preparato e ci siamo preparati a questo pellegrinaggio romano. Abbiamo fatto degli incontri preparatori, sia spirituali ma anche pratici. Abbiamo preparato degli striscioni per Papa Francesco, per far vedere insomma l'entusiasmo che insomma Biancavilla c'era, e c'erano anche i giovani di Biancavilla. Abbiamo vissuto questi momenti veramente, veramente bene, soprattutto perché eravamo un po' protetti dalla nostra madre, dalla Madonna dell'Elemosina, e ci sentivamo un po' a casa vedendola qui esposta in Piazza San Pietro. La Piazza San Pietro è diventata per oggi, per noi, anche un'altra Biancavilla, proprio perché c'era la nostra mamma che è Biancavilla. È stata una giornata bellissima che ci siamo ritrovati tutti qua, i biancavillesi. Ci siamo alzati alle 5:30 e siamo stati qui davanti al Vaticano già alle 6:30. Però abbiamo fatto la fila fino alle ore 9 per poter entrare. Dopodiché ci siamo goduti il sole, in Roma. Si vede, è bello abbronzato. Bello abbronzato, ecco così. Comunque, salutiamo tutti i biancavillesi che non sono potuti venire qui in questa piazza, magnifica piazza di Roma. Questo evento, più che altro, è un evento bellissimo per il paese di Biancavilla. E speriamo che la Madonna ci aiuti in tutto. Se ci permettete, volevo salutare anche Padre Salvatore, che purtroppo non è potuto venire perché ha avuto degli impegni, quindi lo salutiamo, Padre Salvatore. Ciao Padre Salvatore! Ciao, Padre Salvatore. ciao. Avete visto il Papa oggi? Sì, abbiamo visto da vicino, ci è passato con la Papa Mobile davanti alla transenna, si è fermato un attimino e ci ha salutato. Che impressione avete avuto di questo Papa? Emozionante, è una cosa indescrivibile. Milanesi pellegrini con dei siciliani, come è successo?
è successo che praticamente oggi noi non riusciamo a uscire da dalla Basilica, e dopo aver assistito alla messa questa mattina della canonizzazione abbiamo assistito un'altra messa, stavamo uscendo, ma siamo stati attratti praticamente dalla processione che stavate facendo del pezzo finale praticamente, e incuriositi un pochino anche dal vostro vestito. Praticamente una vostra compaesana ci ha raccontato praticamente il significato della Madonna che c'era questa mattina su questo libretto appunto per la canonizzazione di Madre Teresa, e ci hanno appunto raccontato che il Papa è stato lui che ha voluto questa Madonna, quindi l'ha chiesta per ben due volte, e questa mattina sul Sagrato c'era appunto questa Madonna dell'Elemosina, perché è di origine albanese, e siccome Madre Teresa è di origine albanese lui ha studiato e ha voluto praticamente avere questa Madonna qui questa mattina, e questo quanto. Ti piace questa Madonna? È bella, perché appunto questa Madonna dell'Elemosina ci ha raccontato Elemosina, che poi vuol dire misericordia, che poi vi ha proprio aiutato, perché comunque ci hanno detto che ha fatto anche dei miracoli, molte delle vostre fanciulle vengono appunto chiamate Elemosina per via di questa Madonna, e quindi è affascinante questa cosa qui che poi il Papa l'abbia voluta su questo libretto oggi. Complimenti a, com'è che in paese vostro non lo dico? Biancavilla, complimenti. Non avrebbe mai detto che la Sicilia è in grado di esprimere qualcosa di così bello? Bello. Francamente no, complimenti. Infatti io ho detto veramente. Stessa cosa dicono i siciliani dei milanesi. E vabbè, insomma, no, comunque complimenti. Poi abbiamo capito che appunto c'è tanta devozione da voi in Sicilia, che secondo me invece al nord manca. Una stanchezza enorme, però soddisfatta e contenta, perché è una gioia avere un'altra santa in più in gelo che ci guarda. Nell'anno del giubileo del 2000 sono stata qua per un mese, l'ultima volta sono venuta quando hanno fatto santo Giovanni Paolo II. Nonostante il caldo, la gentilezza di tutti, il sorriso non mancava a nessuno, con tutta la stanchezza. Questo è bellissimo, significa che nonostante c'è tanto male, ma c'è tanta gioia dentro e tanta fede. È stata un'esperienza bella. Un bacione da Adrano e Biancavilla. Nel tardo pomeriggio di domenica 4 settembre, una delegazione dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina, guidata dall'Arcivescovo di Catania, ha incontrato il Papa Emerito Benedetto XVI all'interno dei Giardini Vaticani, recando l'originale icona bizantina di Biancavilla. Presenti anche il Vescovo Giuseppe Sciacca, il Prevosto Don Pino Salerno, il Vicario Foraneo Don Giovan Battista Zappalà e Don Massimiliano Parisi. Papa Benedetto ha avuto modo di ammirare da vicino il dipinto mariano, dinanzi al quale ha recitato il Santo Rosario. I fedeli biancavillesi hanno cantato dinanzi al Papa Emerito anche l'inno popolare alla Madonna dell'Elemosina, Madre d'Amore. Il Santo Padre ha ricordato l'incontro avuto il 19 ottobre 2015 con alcuni fedeli dell'associazione del Prevosto. Ecco la tenerezza di Dio, ha esclamato Papa Benedetto guardando l'icona. Il Papa Emerito, 89enne, è apparso lucido e in buona forma, sebbene con qualche problema di deambulazione. L'Arcivescovo di Catania ha presentato al Papa la realtà della Basilica di Biancavilla, ha raccontato il culto mariano della città etnea e, offrendo una riproduzione del dipinto bizantino, ha chiesto al Santo Padre preghiere per i fedeli dell'Arcidiocesi di Catania e per il seminario in particolare. Al termine dell'incontro, l'icona della Madonna dell'Elemosina è stata accompagnata dai pellegrini all'interno della cappella del monastero di Papa Benedetto, dove è rimasta tutta la notte. Lunedì mattina, al termine della messa celebrata da Benedetto XVI, la Madonna è stata riportata in piazza San Pietro per la celebrazione di ringraziamento della canonizzazione di Madre Teresa. Una grande esperienza che possiamo dire con tutti i crismi passa nelle pagine della storia della nostra Biancavilla e della comunità appunto ecclesiale. Ecco, la Madonna è stata venerata da migliaia di persone che erano presenti. Nella storia la Madonna, portata dagli albanesi nel 1480, ecco, ha confermato la fede di quel popolo, di quella porzione di popolo che scappava dalle terre albanesi per non perdere la fede. Oggi, in questa occasione, la Madonna ci ha fatto viaggiare per essere confermati nel cuore della cattolicità accanto al Papa nella comunione della Chiesa universale. E questo è bello, perché in questo contesto in cui il Papa ha canonizzato Madre Teresa, ancora di più la Madonna ci sprona ad essere misericordiosi, a esercitare la nostra fede che si traduce in atti di carità e misericordia.
5 settembre 2016, un giorno particolare per la Chiesa Universale che oggi celebra per la prima volta la festa di Santa Teresa di Calcutta. Siamo per il terzo giorno consecutivo qui sul Sagrato della Basilica Vaticana con l'icona della Madonna dell'Elemosina di Biancavilla, che anche oggi sarà esposta nel corso della celebrazione eucaristica, una celebrazione eucaristica, come abbiamo detto, per il ringraziamento innanzitutto della canonizzazione e per celebrare appunto la festa liturgica di Santa Teresa di Calcutta, che da ora in poi sarà celebrata tutti gli anni il 5 di settembre. Alle mie spalle vedete le prove del coro della Diocesi di Roma, diretto da Marco Frisina, che per l'occasione ha anche composto un inno a Madre Teresa di Calcutta. Una gioia celebrare questa festa in questo giorno in cui ricorre veramente il suo passaggio al Padre, no? Abbiamo sentito sin da allora, dal 1997, la sua mancanza ma anche la sua forza, e oggi è più che mai viva nei nostri cuori, nel nostro spirito. E dall'altro continuiamo la nostra vita, dobbiamo essere fedeli al nostro carisma, al nostro spirito e soprattutto stare, vivere, pregare per i più poveri dei poveri. È vero che Madre Teresa, come dire, l'eredità più bella forse che vi ha lasciato è il suo sorriso, che risplende nel vostro sorriso. Beh, la madre diceva, la pace inizia con un sorriso. Siamo in un anno che è straordinario per il significato di questa Vergine dell'Elemosina, che più che altro è proprio la parola elemosina che significa aver misericordia di. Per cui sarà un anno in cui la Vergine Maria dell'Elemosina dovrebbe insegnarci questo cuore nuovo, no? Di cui parla sempre il Papa, un cuore di misericordia. E poi questi giorni con la canonizzazione della Santa Teresa, questo esempio evangelico e di misericordia straordinaria ci dovrebbe infiammare veramente nell'amore di Dio misericordioso. TV negli ultimi anni è cresciuta ovviamente tantissimo, anche perché siamo presenti su tutto il territorio nazionale. Siamo una piccola emittente però che abbracciamo tutto il territorio. Parliamo delle esperienze che abbiamo avuto a Sanremo, all'Expo di Milano, alle Fiere di Rimini, di Roma, di Milano, siamo stati anche all'estero e finalmente siamo arrivati anche a Roma, ci eravamo stati tante volte, ma questa è un'occasione speciale, un'occasione in cui veramente abbiamo assistito e abbiamo registrato un evento unico, cioè l'esposizione della Madonna dell'Elemosina di Biancavilla proprio in questa piazza che è la piazza della cristianità, e soprattutto abbiamo assistito anche alla canonizzazione, alla santificazione di Madre Teresa di Calcutta. Io sono fiero di essere stato qua e sono fiero di far vedere ai nostri concittadini, a tutti coloro che ci seguono, questo grande evento. Devo ringraziare te Alessandro e tutti gli amici che ci hanno collaborato, un ringraziamento a tutto lo staff di TVA che ci segue, anche perché in questi giorni che siamo stati assenti ci sono stati coloro che hanno lavorato in studio, li ringrazio. Un grazie a tutti e arrivederci a presto, e TVA è sempre con voi. L'evento del pellegrinaggio romano dell'icona di Biancavilla ha avuto una grandissima eco mediatica. Speciali menzioni sono state fatte infatti da redazioni e testate giornalistiche. Tra tutti segnaliamo lo speciale andato in onda su TV 2000 e il servizio al TGR. Furono le famiglie fuggite dall'Albania e riparate in Sicilia a lasciare a Biancavilla la sacra effigie. La tenerezza di quel volto materno ha colpito Papa Francesco, che l'ha voluta nel giorno più importante di Madre Teresa, la mamma degli ultimi, pronta a lasciare Skopje per servire Dio. Ieri molti di voi non sarà sfuggita un'icona di una madre, di una maternità bellissima. Beh, noi siamo andati a scovare la storia di questa Madonna che ci porta in un paese bellissimo del Catanese, Biancavilla. Questa è la Madonna dell'Elemosina scelta come logo per la festa di ieri.
Abbiamo avuto il piacere di raccontarvi questi giorni speciali, giorni che resteranno sicuramente nella memoria dei tanti biancavillesi che sono stati qui a Roma e dei tanti biancavillesi che hanno seguito l'evento in forma mediatica da casa o da altre parti del mondo, là dove vivono. Sono stati giorni che resteranno anche nella memoria storica di tutta la città di Biancavilla. Per la prima volta la Madonna dell'Elemosina in piazza San Pietro, fuori dai confini della Sicilia, ed esposta mediaticamente a livello mondiale per l'evento grandioso che è stata la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Lo abbiamo fatto e l'abbiamo potuto fare grazie alle telecamere di TVA, per cui ringraziamo l'editore Pippo Scarvaglieri, ringraziamo gli operatori di ripresa e quanti hanno reso possibile tutto questo sforzo organizzativo. Ringraziamo anche la sala stampa della Santa Sede per l'accredito che è stato concesso alla nostra emittente e con l'augurio appunto di un buon proseguimento dei programmi di TVA vi lasciamo con queste bellissime immagini da Roma, da Piazza San Pietro. È tutto.